Ops! Banca Intesa ha lanciato un OPS, offerta pubblica di scambio, sulle azioni di UbiBanca. Ma OPS nel senso che è successo per sbaglio? Si scherza, ovvio, ma è un evento che potrebbe rivoluzionare il sistema bancario italiano. Nell'attesa di nuovi sviluppi, impariamo che cosa significano alcune parole da mercato azionario che sentiamo sempre ripetere. Sì, è il momento di aprire ben tre nuovi file nel nostro dizionario della contemporaneità e vedrete che vi torneranno utili. L'offerta pubblica di scambio è un tipo particolare di OPA, ovvero un'offerta pubblica di acquisto. Di cosa si tratta? Ce lo spiega il professor Andrea Resti. Un'OPA è un'offerta pubblica di acquisto, vuol dire che qualcuno si offre di comprare una società, di solito quotata. Può essere un'offerta volontaria, cioè mi rivolgo al pubblico e mi offro di comprare quella società, o può essere obbligatoria, perché se qualcuno ha già acquistato una quota rilevante in una società quotata, il 35, il 40%, deve offrire anche ai piccoli risparmiatori lo stesso prezzo che ha pagato ai grandi proprietari. Per lanciare un'OPA bisogna rispettare regole ben precise contenute nel testo unico della finanza e avvisare la Consob, l'autorità indipendente che vigila sul mercato italiano. Chi decide di fare un'offerta pubblica di acquisto deve comunicarlo all'autorità con un documento dettagliato e sarà proprio la Consob poi a dare il via all'operazione. Attenzione però, se siete stati attenti vi ricorderete che quella lanciata da Banca Intesa non è un'OPA qualunque, ma un'offerta pubblica di scambio. Il professore adesso ci spiega bene di cosa si tratta. L'offerta pubblica può essere anche un'offerta di scambio, vuol dire che una società si offre di comprarne un'altra, non paga con i contanti, ma paga offrendo proprie azioni di nuova emissione. La società Alfa offre ai proprietari di Beta di diventare azionisti di Alfa. Solitamente le condizioni prevedono un premio rispetto al prezzo delle azioni di Beta per rendere l'offerta più interessante. Qualche volta ci si mette anche un po' di contante e allora si parla di offerta pubblica di acquisto e scambio, cioè OPAS. Tutto chiaro? Ottimo! E se d'ora in poi vi ritroverete a pensare al mercato azionario ogni volta che dite OPS, ok, mi assumo la colpa, ma almeno ve lo ricorderete.